Modena si è svolta la quinta edizione del Festival della Migrazione promosso da Fondazione Migrantes con la diocesi del territorio emiliano, l'Università di Modena, il Reggio Emilia e il Centro di Ricerca Interdipartimentale. Tema di quest'anno è subito riprende il viaggio, giovani generazioni, nuove energie per superare la fragilità. Ma ascoltiamo il portavoce del Festival, Edoardo Patriarca. Sabato scorso si è concluso il quinto Festival della Migrazione a Modena. È stato un buon successo, siamo molto contenti, nonostante che tutto sia avvenuto, come ahimè oggi accade un po' per tutti gli eventi, online, via web. Il titolo del festival era un titolo che chiamava l'appello ai giovani e subito riprende il viaggio, così recita il titolo, nuove generazioni, energie per superare le fragilità. Abbiamo voluto mettere al centro i giovani pensandoli come una risorsa preziosa e importante per fare un passo in avanti in questo paese. Quali sono le sfide che abbiamo in qualche modo lanciato e rilanciato a conclusione? Sono sostanzialmente quattro, le enuncio velocemente. La prima è riconoscere finalmente che le migrazioni sono un fatto culturale, non sono un fatto emergenziale legato al momento storico, sono un fenomeno che coinvolge da sempre gli uomini e quindi vanno affrontate con narrazioni diverse, con parole diverse, vanno riconquistate quelle parole che sono molto care a noi, solidarietà, tolleranza, interculturalità, e che aiutano a far maturare questo paese, facendolo comprendere come un paese già multiculturale e multietnico. La seconda sfida è quella sociale, cioè per rammentare che la migrazione non è un fenomeno legato alla sicurezza, o perlomeno solo a quello, non può essere affidato solamente al Ministero degli Interni, ai prefetti o alle polizie. Se vogliamo davvero costruire una società multietnica e multiculturale, sono i territori, sono le organizzazioni di terzo settore, sono i comuni i veri protagonisti perché questo accada seriamente in maniera duratura. La terza sfida è il lavoro. I giovani ce l'hanno detto, ce l'hanno ribadito, soprattutto i giovani migranti, i giovani senza cittadinanza, anche i giovani italiani. Se non c'è il lavoro o se c'è il lavoro precario, indegno, che impedisce di costruire progetti di vita così duraturi, come ricorda la nostra Carta Costituzionale, non si può dare alcuna integrazione, nessun percorso di accoglienza. L'ultima sfida, non è l'ultima, ma ultima come conseguenza, ovviamente la politica, un interpello alla politica, cioè la politica è necessaria e importante a condizioni che produca, aiuti un po' a sostenere questo processo di energie che sono presenti già nel nostro paese. Abbiamo presentato un'agenda molto articolata, molto nota anche a coloro che seguono le normative che riguardano l'immigrazione. Ci aspettiamo davvero una risposta chiara nell'anno che verrà, nel prossimo anno, ci auguriamo nel Festival 2021 di poter dire ce l'abbiamo fatta.